Cucina Bioevolutiva. Oggi prepareremo una variante di maionese crudista aromatizzata alla mandorla. L'utensile che ci occorre è un frullatore di immersione. Quanto agli ingredienti ci occorre? Un bicchiere di olio di girasole spremuto a freddo, un terzo di bicchiere di latte di mandorla, il succo spremuto di un limone, mezzo cucchiaino di curcuma, sale marino integrale quanto basta ed infine due cucchiai di farina di mandorle. Se non doveste avere la farina di mandorle, che poi tra l'altro non sono che le mandorle tenute in abbollo per una notte, private della pellicina e frullate con un mixer classico con la lama S, va benissimo anche utilizzare la polpa residua del latte di mandorla, sempre due cucchiai. Passiamo al procedimento, non dobbiamo far altro che versare nel contenitore del frullatore il bicchiere di olio di girasole spremuto a freddo, il terzo di bicchiere di latte di mandorla, il succo spremuto di un limone, il mezzo cucchiaino di curcuma e il pizzico di sale, i due cucchiai di farina di mandorle. Ora frulliamo. Ricordiamo come sempre che il movimento è dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, e in questo modo incameriamo più aria possibile e l'esito sarà assolutamente perfetto. La maionese aromatizzata alla mandorla è pronta. È ottima per condire l'insalata russa, per la cui ricetta potete andare nell'apposito link nella playlist dedicata alle ricette crudiste. Buona cucina bioevolutiva a tutti e alla prossima videoricetta!